Care famiglie, buonasera. A che giova accendere una piccola candela nel buio che ci circonda? Non sarebbe ben altro ciò di cui c'è bisogno per diradare l'oscurità? Ma si possono vincere le tenebre? In certe stagioni della vita, questa vita più carica di risorse stupende, simili interrogativi si impongono con forza. Di fronte alle esigenze dell'esistenza, la tentazione porta a tirarsi indietro, a disertare e a chiudersi, magari in nome della prudenza e del realismo, fuggendo così la responsabilità di fare fino in fondo la propria parte. Ricordate l'esperienza di Elia? Il calcolo umano suscita nel profeta la paura che lo spinge a cercare il rifugio. Paura. Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. Camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Là entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: che cosa fai qui, Elia? Poi sull'Oreb troverà risposta, non nel vento impetuoso che scuote le rocce, non nel terremoto, nemmeno nel fuoco. La grazia di Dio non alza la voce. È un mormorio che raggiunge quanti sono disposti a ascoltarne la brezza leggera, quel filo di silenzio sonoro. Li esorta a uscire, a tornare nel mondo, testimone dell'amore di Dio per l'uomo, perché il mondo creda. Con questo respiro, proprio un anno fa, in questa stessa piazza abbiamo invocato lo Spirito Santo, chiedendo che, nel mettere a tema la famiglia, i padri sinodali sapessero ascoltare e confrontarsi mantenendo fisso lo sguardo su Gesù, parola ultima del Padre e criterio di interpretazione di tutto. Questa sera non può essere un'altra la nostra preghiera, perché, come ricordava il patriarca Atenagora, senza lo Spirito Santo Dio è lontano. Cristo rimane nel passato. La Chiesa diventa una semplice organizzazione. L'autorità si trasforma in dominio, la missione in propaganda, il culto in evocazione, l'agire dei cristiani in una morale da schiavi. Preghiamo dunque perché il sinodo che domani si apre sappia ricondurre a un'immagine compiuta di uomo dell'esperienza coniugale e familiare. Riconosca, valorizzi e proponga quanto in essa c'è di bello, di buono e di santo. Abbracci le situazioni di vulnerabilità che la mettano alla prova.
la povertà, la guerra, la malattia, il lutto, le relazioni ferite e sfilacciate da cui sgorgano disagi, risentimenti e rotture. Ricordi a queste famiglie, come a tutte le famiglie, che il Vangelo rimane buona notizia da cui sempre ripartire. Dal tesoro della viva tradizione i padri sappiano attingere le parole di consolazione e orientamenti di speranza per famiglie chiamate in questo tempo a costruire il futuro della comunità ecclesiale e anche della città dell'uomo. Ogni famiglia, infatti, è sempre una luce, per quanto fiocca nel buio del mondo. La stessa vicenda di Gesù tra gli uomini prende forma nel grembo di una famiglia, all'interno della quale rimarrà per 30 anni. Una famiglia come tante, la sua, collocato in uno sperduto villaggio della periferia dell'impero. Charles de Foucault, forse come pochi altri, ha intuito la portata della spiritualità che emana di Nazareth. Questo grande esploratore abbandonò in fretta la carriera militare, affascinato dal mistero della Santa Famiglia, del rapporto quotidiano di Gesù con i genitori e i vicini, del lavoro silenzioso, della preghiera umile. Guardando la famiglia di Nazareth, fratello Charles avvertì la sterilità della brama di ricchezza e di potere. Con l'apostolato della bontà si fece tutto a tutti. Lui, attratto dalla vita eremitica, capì che se non si cresce nell'amore di Dio, evitando la servitù della relazione umana, perché è amando gli altri che si impara a amare Dio, e curvandosi sul prossimo che ci si eleva a Dio. Attraverso la vicinanza fraterna e solidale ai più poveri abbandonati, egli compresse che alla fine sono proprio loro ad evangelizzare noi, aiutandoci a crescere in umanità. Per comprendere oggi la famiglia, entriamo anche noi, come Charles de Foucault, nel mistero della famiglia di Nazareth, nella sua vita nascosta, feriale e comune, come quella della maggior parte delle nostre famiglie, con le loro pene e le loro semplici gioie. Vita intessuta di serena pazienza nelle contrarietà, di rispetto per la condizione di ciascuno, di quell'umiltà che libera e fiorisce nel servizio. Vita di fraternità che sgorga dai sentirsi parte di un unico corpo. E luogo, la famiglia di santità evangelica realizzata nelle condizioni più ordinarie. Vi si respira la memoria delle generazioni e si affondano radici che permettono di andare lontano. È luogo del discernimento, dove ci si educa a riconoscere il designio di Dio sulla propria vita e ad abbracciarlo con fiducia. È luogo di gratuità, di presenza discreta, fraterna e solidale,
che insegna a uscire da se stessi per accogliere l'altro, per perdonare e sentirsi perdonati. Ripartiamo da Nazaret per un sinodo che, più che parlare di famiglia, sappia mettersi alla sua scuola nella disponibilità a riconoscerne sempre la dignità, la consistenza e il valore, nonostante le tante fatiche e contraddizioni che possono segnarla. Nella Galilea delle genti del nostro tempo ritroveremo lo spessore di una Chiesa che è madre, capace di generare alla vita e attenta a dare continuamente la vita, ad accompagnare con dedizione, tenerezza e forza morale, perché se non sappiamo unire la compassione alla giustizia, finiamo per essere inutilmente severi e profondamente ingiusti. Una Chiesa che è famiglia sa porsi con la prossimità e l'amore di un padre che vive la responsabilità del custode che protegge senza sostituirsi, che corregge senza umiliare, che educa con l'esempio e la pazienza, a volte semplicemente con il silenzio di un'attesa orante e aperta. E soprattutto una Chiesa di figli che si riconoscono fratelli non arriva mai a considerare qualcuno soltanto come un peso, un problema, un costo, una preoccupazione o un rischio. L'altro è essenzialmente un dono che rimane tale quando percorre strade diverse. È casa aperta, la Chiesa, lontana da grandezze esteriori, accogliente nello stile sobrio dei suoi membri e, proprio per questo, accessibile alla speranza di pace che c'è dentro ogni uomo, compresi quanti, provati dalla vita, hanno il cuore ferito e sofferente. Questa Chiesa può rischiare davvero la notte dell'uomo. Additargli con credibilità la meta e condividerne i passi, proprio perché lei per prima vive l'esperienza di essere incessantemente rigenerata nel cuore misericordioso del Padre.